Oggi abbiamo una scuola di Favara, il Martin Luther King, che sta facendo un PCTO con noi, quindi un'ex alternanza scuola-lavoro, per conoscere un po' il ruolo anche dell'educatore ambientale. Siamo qui a Eraclea Minoa, dove abbiamo base con l'Oasi Mare Vivo, che si trova proprio a cavallo tra i due territori di Bovo Marina e Eraclea Minoa. Oggi faremo un breve giro qui nell'area archeologica, osservando anche la foce del fiume Platani dall'alto, e poi ci sposteremo all'Oasi Mare Vivo per fare delle attività di educazione ambientale, perché loro conosceranno il nostro ruolo e si cimenteranno anche loro nel sensibilizzare dal punto di vista ambientale, perché ogni progetto del genere per noi è un'occasione unica per spargere il seme dell'educazione ambientale negli studenti e nelle loro famiglie. L'Oasi è un centro soprattutto dedicato alla sostenibilità ambientale, perché è alimentata soprattutto con pannelli solari, ma anche la mobilità è sostenibile, fatta nel rispetto dell'ambiente. Si può raggiungere solo a piedi o con le bike. Oppure d'estate offriamo la possibilità di esplorare la costa con i kayak, con le bici e questa è una cosa importante perché un po' tutti dobbiamo conoscere le prassi per essere più sostenibile possibile. Abbiamo anche un altro centro di educazione ambientale, infatti domani porteremo i ragazzi al nostro centro di Siculiana Marina, il centro Alaimo, dove faremo un laboratorio di ittiologia, quindi faremo studiare i pesci, quindi le varie specie ittiche. E sarà un'attività scientifica vera e propria che ben si adatta al loro percorso di studi.